Siamo a Perugia con il professor Gian Pietro Ricci, direttore della struttura complessa di otorinolaringoiatria dell'azienda ospedaliera di Perugia, che sta animando e dirigendo questo corso del Centro Studi e Ricerche Amplifon sulla ipoacusia nell'anziano e il decadimento cognitivo. Professor Ricci, stamattina si è parlato di genetica, della presbiacusia e anche di altri fattori. Quali sono i contenuti principali che avete deciso di puntare per questo corso? Beh, questa mattina abbiamo affrontato i temi un pochino preliminari all'argomento del corso. Si è parlato soprattutto di cause, di fisiopatologia e abbiamo appena cominciato a fare un accenno alla clinica. Ecco. Nel pomeriggio si parlerà più di clinica, quindi soprattutto per quanto riguarda l'aspetto diagnostico. La letteratura scientifica sta sempre più dimostrando che comunque c'è una connessione importante fra l'ipoacusia nelle persone anziane e il decadimento cognitivo. Si potrà parlare di prevenzione? Che cosa dovrà essere fatto dalla comunità scientifica in merito? Questo è un campo che va ancora molto approfondito, abbiamo delle conoscenze assolutamente preliminari. Mentre ad esempio nel campo dei ipoacusie infantili negli ultimi decenni si è studiato moltissimo, si sono fatti protocolli, si è organizzata tutta quanta la fase sia diagnostica che terapeutica. Nel campo dell'ipoacusia dell'anziano è tutto da studiare, è tutto da organizzare. Si calcola che circa 2/3 degli anziani affetti da ipoacusia non siano ben trattati o addirittura non hanno proprio neppure la coscienza di avere questo tipo di patologia che poi ne condiziona in maniera pesante la vita quotidiana. Quindi abbiamo deciso di fare questo corso proprio per affrontare questi temi perché è un campo in cui c'è moltissimo da studiare e moltissimo da organizzare sotto il profilo poi dell'assistenza al paziente. Dal punto di vista della formazione professionale è interessante il fatto che abbiate deciso di mettere insieme figure diverse. Ci sono i geriatri, i logopedisti. Questo significa, che l'approccio deve essere necessariamente multidisciplinare. Beh, non c'è dubbio, come in tantissimi altri campi, ormai la multidisciplinarità rappresenta un trend ineludibile. La valutazione deve essere integrata. Uno specialista da solo, lo iatra da solo, probabilmente non può riuscire a comprendere quelli che sono i problemi complessivi dell'anziano, tanto sono complicate, complesse e così difficili da trattare queste patologie da un unico specialista. Quindi occorre fondamentalmente organizzare dei protocolli che vedono appunto la partecipazione dei diversi specialisti, particolarmente l'odoniatra, il geriatra e il neurologo, insieme ai tecnici, poi i tecnici audiometristi, gli audioprotesisti e gli ergopedisti. Oggettivamente, dal punto di vista proprio della pratica clinica, quali sono le possibilità, e anche forse le tempistiche in cui sarà possibile davvero arrivare ad una diagnosi precoce e di conseguenza anche un intervento prima che si manifesti la patologia? Sostanzialmente ancora non lo sappiamo perché appunto è un campo che dobbiamo ancora scoprire, dobbiamo ancora pensare come organizzare i test per effettuare una diagnosi precoce, per rendere cosciente il paziente della propria situazione, per instaurare una terapia che sia accettata dal paziente. Come si sa oggi molto spesso le patologie acustiche non sono accettate dal paziente proprio per un problema psicologico, un problema culturale e quindi occorre lavorare molto sotto questi aspetti. Oggi peraltro la tecnologia ci offre di tutto, dalle protesi convenzionali digitali, alle protesi impiantabili chirurgicamente, agli impianti cocleari. Sostanzialmente non c'è più un tipo di patologia acustica che non possa essere trattata, a qualunque età. Però dobbiamo ancora stabilire come, stabilire quando e quindi fare i protocolli adeguati. Un'ultima battuta, considerando quanto invecchia la popolazione italiana, ma non soltanto, sarà opportuno coinvolgere senz'altro anche il Ministero della Salute, insomma, per le politiche sanitarie adeguate, anche dal punto di vista sia della prevenzione e sia poi, della gestione di queste Beh, problematiche. sì, non c'è dubbio che bisogna lavorare insieme, università, istituzioni regionali, aziende ospedaliere, territorio, quindi come è stato fatto d'altra parte per le ipoacusie infantili, in cui c'è una rete, che agisce all'unisono verso un unico obiettivo. Qui dobbiamo ancora, come dicevo, studiarlo. La ringrazio e buon lavoro. Grazie a lei.